saluto a tutti i lettori di HD Blog. Oggi vogliamo recensire un programma molto interessante per il sistema Android, disponibile a circa 1,50€ sul market. Il programma si chiama Widget Locker e permette di modificare completamente l'aspetto della lock screen del nostro device Android. Come vedete, già in questo primo esempio abbiamo modificato in maniera abbastanza evidente la schermata di blocco del Galaxy S. Il Galaxy S ha una schermata molto personalizzata, in linea di massima in stile HTC Sense, che quindi è completamente diversa rispetto al blocco a schermo di Android, e in questo caso invece risulta abbastanza simile a quello di sistema. Facendo uno slide andremo a sbloccare il nostro telefono e potremo accedere quindi a tutte le funzionalità del telefono. Una seconda barra che ci permette di sbloccare il telefono direttamente in tre modalità. La prima è la parte messaggistica, la seconda è la parte dealer, quindi nella composizione telefonica, e il terzo tasto che abbiamo inserito è la possibilità di accedere direttamente al reparto fotocamera. Il dispositivo rimane bloccato, quindi se io accedo appunto al reparto dealer, per esempio, ma nel momento in cui vado a bloccare il telefono e lo sblocco di nuovo, il telefono comunque apparirà nella schermata di blocco. Stesso discorso se torno indietro, di nuovo il telefono è bloccato. Oltre a barre personalizzate, che possono essere, come vedete, eliminate o aggiunte in maniera estremamente semplice, e vedremo in seguito, è possibile aggiungere anche tutti i widget presenti all'interno del sistema. I widget sono quelli che vediamo all'interno della nostra barra widget di Android. Quindi se torniamo nel menu di blocco e teniamo premuto sul lock screen, possiamo aggiungere o uno slider personalizzato come quello che abbiamo visto prima, una shortcut, ovvero un collegamento rapido a un'applicazione, ecco qua la lista delle applicazioni, oppure attività, contatti, una cartella di Dropbox o qualsiasi altra scorciatoia che abbiamo a disposizione a seconda dei programmi installati nel telefono, oppure, dicevamo, appunto un widget. Come vedete è possibile scegliere appunto tra tutti i widget che abbiamo. Prendiamo ad esempio il widget YouTube e automaticamente questo widget verrà inserito nella nostra schermata di blocco del telefono. È possibile spostarlo, in questo caso abbiamo l'orologio che occupa tutta la parte superiore, però come vedete possiamo spostarlo e eventualmente aggiungerne un altro. Per esempio la ricerca, vediamo tutto, cliccare direttamente sulla barra di ricerca, andare a fare una ricerca e automaticamente ci collegheremo a internet o nella sezione dove abbiamo effettuato la ricerca e andremo a utilizzare questo widget appunto. Non solo widget ma anche costume slider. Andiamo a vedere come personalizzare uno slider, quindi andiamo a aggiungere uno slider e qui ci viene proposto una schermata di opzioni che prevede una scorciatoia sulla parte sinistra, una serie di scorciatoie prestabilite oppure una scorciatoia che creiamo noi attraverso un'applicazione. Per esempio, se noi banalmente vogliamo mettere che sbloccando il telefono la schermata che ci appaia sia un'applicazione, basterà selezionarla appunto dalle applicazioni. Quindi andiamo a prendere per esempio il lettore musicale, quindi noi abbiamo inserito il lettore musicale, viene replicata anche l'icona del lettore e quindi è estremamente flessibile e personalizzabile. E possiamo anche andare a settare, volendo,
un'icona centrale. Se mettiamo uno action avremo soltanto gli slider. Invece selezionando una qualsiasi altra funzione potremmo facilmente andare a prendere una shortcut anche qua. Salviamo e andiamo direttamente a vedere questo slider nuovo che abbiamo inserito, che è possibile spostare nella schermata dove vogliamo. Ovviamente deve esserci lo spazio. Andiamo direttamente nel lettore musicale, andiamo a modificare il volume, come vedete il settaggio viene preso, o entriamo direttamente nello slider e quindi nel dealer, e quindi possiamo vedere facilmente il nostro elenco contatti. È possibile accedere poi a una serie di opzioni che ci permettono di personalizzare ancora di più il nostro lock screen. Possiamo andare ad esempio nei settaggi e come vedete c'è una serie di opzioni, quindi possiamo settare come avviene lo sblocco del telefono, tramite quindi quali tasti. Possiamo andare a personalizzare l'aspetto, quindi cambiare ad esempio lo sfondo e quindi impostare uno sfondo diverso rispetto a quello che abbiamo nella home, e quindi andremo a aprire la galleria e vabbè, ora non stiamo a settarlo. È possibile andare a modificare l'opacità dello sfondo che abbiamo inserito, è possibile forzare l'orientamento dello schermo e, molto carino, è possibile modificare proprio l'aspetto completo del nostro blocca schermo. Per esempio andiamo a prendere la Sense e come vedete adesso abbiamo proprio la schermata Sense, quindi sarà possibile sbloccarlo con uno slide dall'alto verso il basso, come vedete. Altri settaggi possibili, ad esempio nel look and feel è possibile andare a nascondere la barra superiore, attivare eventualmente le animazioni weather le animazioni meteo di HTC, oppure altre opzioni che prevedono appunto tutta la modifica di suoni, settaggi e ad esempio il timeout di spegnimento dello schermo, i messaggi, quindi quando arriverà un messaggio, una chiamata oppure altre notifiche, e poi andare a vedere eventualmente un tutorial direttamente dal programma. Un programma che sicuramente è molto carino, estremamente flessibile e estremamente modificabile. Possiamo consigliarlo a tutti. Vedete qui c'è proprio l'opzione iPhone, lo trovate direttamente nel market a un prezzo di circa 1,50 euro, ed è compatibile con tutti i sistemi Android, in linea di massima anche con i precedenti sistemi Eclair. Un saluto a tutti gli amici di HDBlog da iNiccolò.